Ciao ragazzi e bentornati alla parte numero 15 del professor Layton e il richiamo dello spettro. Ok, siamo qua oggi al capannone ragazzi numero 1 e dobbiamo prima di tutto, ok, accendere questa lucetta e quindi muovere anche questa leva e poi parlare a questo tipo, per così dire. Solo che questo fa scattare il solito enigma. Già. Perché secondo voi ragazzi al penultimo capitolo, sì, sicuramente, guardate, ci faranno lasciare, ci faranno passare su ma senza problemi. Comunque, leggiamoci un po' cosa dicono qua. Allora, uno scaffale contiene 9 pesi della stessa identica forma e grandezza, il cui valore è compreso tra 1 e 9 kg. Ok. 4 pesi sono stati rimossi dallo scaffale e disposti in fila. Ok. La differenza di valore che intercorre tra questi pesi, tra tutti questi pesi adiacenti, è di 8 kg, mentre è di 7 kg quella tra le altre due combinazioni dei due pesi adiacenti. Allora, quali pesi sono stati rimossi dallo scaffale e in che modo sono stati ridisposti? Allora, ci sono due risposte qua. O facciamo così. Anzi no, così. Mi sembra che potrebbe essere una di quelle risposte. E se no ce n'è un'altra. Questo enigma non ha scampo. È stato un gioco da ragazzi. Ok. Vedete ragazzi, ecco, due sono le combinazioni, o la mia 8192 oppure 2918. Così che la differenza tra i pesi sia, diciamo, esatta. Bene. Questo panzone che prima ci aveva tipo provato a menare è stato battuto prima in forza e poi anche in cervello. Ok, questa l'attiverò, non so se serva dopo, però casomai se serve poi disattivare lo faccio. Ok, qua mi tocca usare un altro enigma. Esatto, come via per andare avanti. Allora, devo guidare il professore attraverso il labirinto e condurlo all'uscita, va bene. Ed è buio pesto, ovviamente. Provo a far così. No. Andiamo di qua, allora, va bene. No, non va bene neanche qua. Forse andrà bene di qui. Proviamoci. Mi sembra di essere quasi all'uscita. E infatti... Un enigma complesso, senza dubbio. Adoro trovare la risposta giusta. Ok. Allora, ragazzi, sì, questo era un enigma dove praticamente non potevate perdere Piccarati in nessun caso. E quindi bastava soltanto andare alla cieca e niente, vabbè. Grazie, pesce, che mi dici tutto. Ok. Altro enigma? Ci penso io. Ok, cassa e gru stavolta. Va bene. Allora, dobbiamo usare in pratica queste freccette per spostare le casse in sole 4 mosse, mi sembra. Esatto. Quindi una mossa fatta. Poi se provo a fare così magari, per mettere intanto la stella magari qui. Vedete? Ecco. Ok, poi questi qua li sposterei io. Ok, è il cerchio già in posizione. Con la quarta mossa... Oh, guardate, era facilissimo. Piazzo questi qua e bella finita. È ora di affidarsi alla creatività. Un gentiluomo risolve ogni enigma. Ok. Bene. Allora, lì c'è Goose, però non voglio parlarci. Perché, insomma, ci dà un altro enigma lui e quindi io non voglio stare a farli tutti, però.
Oh, guarda, un oggettino. Mi mancavano gli oggetti da collezione. E la terza moneta aiuto dove sarebbe? Ah, eccola qua. Vabbè. Allora, qui invece... una macchina a vapore. Vabbè. Uno, due... questa qua è una leva. Ok, terza moneta aiuto. E un... chi sei te? Ingegnere. Vabbè. Ah, ok. Attenzione ragazzi a quello che dice lui, perché è importante. È costretto a fare delle macchine che sputano colonne di vapore. Ok. Questo sarà molto utile ragazzi come indizio. Attenzione, attenzione. Stanno devastando la città questi tizi. Wow. Ragazzi, non è che potrebbe essere collegabile allo spettro questa cosa qua? Vabbè. In ogni caso io devo adesso riparargli la macchina. Ok, va bene. Lo farò. Allora, vediamo un po' il quadro qua. Intanto c'è questa casella qua in più, verso l'alto, che mi dà un'idea. L'idea sarebbe in pratica di trovare un pezzo tipo questo, che occupi, come vedete, ecco, questa, insomma, parte qua che va da qui. Non so se è un perno o cose simili, però vabbè. Allora, comunque, continuiamo la riparazione del macchinario. Ok. Forse così mi sto avvicinando alla soluzione, neanche a volerlo fare apposta. Questo però andrà girato. Già, vedi. Poi questi, bisogna stare attenti alla polarità, che perché sennò io che non sono bravo in meccanica magari posso fare casini. Però dovrebbe essere giusto, dai. Non era difficile. Certi enigmi richiedono coraggio. Adoro trovare la risposta giusta. Anch'io, Layton, anche io adoro trovare la risposta esatta. Bene, bene. Allora adesso che ci dice? Ah, ok. Una volta era il capo. Va bene. Non può dirci altro. Però lo stai dicendo. Chissà. Involontariamente si vuole riscattare. Chi lo sa, eh? Ecco, vedi. Cioè, stai confessando senza volerlo, eh? Cioè, vabbè, ragazzi, questo qua è cretino, allora. Si vuole far ammazzare. Vabbè. Fermiamo questo nastro, andiamo avanti e poi... beh, vediamo un po' adesso che succede, eh. Attenzione qua, che succede invece? Vediamo un po', eh. La piattaforma. Ok. Allora, uso lo stilo per attaccare la dinamita ai pilastri. Va bene. Ogni candelotto posizionato correttamente lascerà una crepa sui pilastri. Che però dovrebbero anche, diciamo, non solo formarsi crepe, ma anche dovrebbero distruggersi. Che è quello che chiede l'enigma. Quindi dovrò andare un attimino... così per esempio non va bene. A, B, C, D. C, D, B, A. Non va bene? Che vuol dire quello? Non lo so, vabbè. Riprovo così. Niente. Allora, facciamo così allora. Vediamo così se succede qualcosa. Sono danni significativi, però ragazzi, no, non va bene invece.
Sono danni significativi, ma forse ho sbagliato di poco, eh? Nada. Ok, vediamo un po' che succede invece così. Però stavolta faccio blu-verde da questa parte. Qui rosso-giallo, proviamo. E vai! Vediamo come procedere. Ce l'ho fatta! Brava Emmy, allora, che te devo dire? Eh? Ok. Allora qua, ragazzi, è sistemato tutto, mi sembra. E questo cos'è? Ok, ingranaggio guasto. Ma quante robe che sto trovando, veramente, ragazzi. Vabbè, sono due oggettini. In fondo non dovrei neanche essere stupidissimo, eh? Ok, prima moneta. E altre, chi lo sa dove sono. Vabbè, intanto esaminiamo qua. La porta non si apre. Vediamo. 1 per 3 per 5. Potrebbe essere un indizio per, diciamo, aprire la porta. Vabbè. Allora andrò a vedere. Ok, seconda moneta e terza dov'è? Non si trova. Non si trova. Dov'è la terza moneta? Niente, non la trovo, vabbè. Andiamo a spegnere la luce 4. Ok. E anche la luce 2. Dov'è la luce 2, scusatemi, eh? E voilà, eccola qua. Ok. Vabbè. Allora andiamo là. Di ritorno. Ok, allora. Dovrebbe essere giusto, giusto? Però voglio controllare un po' la nostra collezione. Oh, guarda lì qua. Ah, c'è un altro oggetto da collezionare? Vabbè. Avrei tempo per curiosare in giro volendo. No, che ho fatto? Che ho fatto? Che ho fatto? Volevo vedere se ci sono oggettini qua. Volevo vedere se c'è l'oggetto mancante qua. In questa capanna. Vabbè. Niente, ragazzi. Allora, vabbè, gli oggetti da collezione li lascerò stare. A sto punto, vabbè. Ah, ecco la terza moneta aiuto, tra l'altro. Io che la cercavo ed era semplicemente lì. Va bene, allora adesso andiamoci dentro, va bene. Ok, va bene. Allora. E quello che cos'è? Amici miei, vi presento lo spettro. È tutto pronto. Sicuro di voler venire? Assolutamente. Non mi perderei lo spettacolo per niente al mondo. Ho atteso con impazienza il momento perfetto per fare il mio grandioso ingresso in scena. Questo è l'atto finale e io ne sono il protagonista. Herschel Layton, spero che tu sia pronto a recitare la tua parte. Bene, ragazzi, momento della verità. Adesso salvo e continuo, perché anche se ci sarà il capitolo 10 adesso, però mi sembra di aver fatto troppo poco per far finire adesso la parte.
E quindi ragazzi, scusatemi, ma voglio passare al capitolo 10, che è la leggenda svelata. A parte anche l'ultimo, però, insomma. Allora, direi che posso andare indietro. Qui nel capannone, o nella fabbrica, insomma, nel cortile della fabbrica, voglio trovare altre monete aiuto. Sì, vabbè, ciao, Jolly, proprio, eh? Allora, poi qua, che ci abbiamo? Altre monete? Forse questa, cos'è? Ah no, è un oggetto da collezione invece, vabbè. Ok, bello, bello. Va bene. Però, se non vi spiace, ora ragazzi, vorrei... Oh, guardate. Mi sta indicando adesso un altro di quelle monete, insomma, che prima non ho visto, non ho guardato. Se ci fossero o meno. Ecco Crow. Che c'è Crow? Ah... Guai in vista, eh? Entendido. Allora. Sì, ragazzi, però non so se vale la pena. Perché in verità io vi dico, vorrei fermare la parte qui. Mi sono ricordato ora, ragazzi, che se ci vado subito adesso, potrebbero esserci casini in futuro. Quindi no. Allora, io resto qua, ragazzi, in piazza. E quindi, no, scusatemi, ho fatto una cosa stupida. Mi conviene salvare adesso, va? Ok. Sì. Mi sembra giusto così, insomma, vabbè. Allora, ragazzi, sì, scusatemi, ho fatto una follia un po'. E mi spiace per la parte un po' breve, allora mi conviene salvare qua, sennò dopo si incasina tutto. Questo capitolo è molto lunghetto. E dopo c'è una parte ancora più lunga. Quindi no, annullo quello che volevo fare. Metto un altro salvataggio, vabbè. E voi ragazzi, mettete un bel mi piace invece, commentate, iscrivetevi al canale se la parte vi è piaciuta. Ripeto, scusatemi se faccio appena 20 minuti, però è meglio così, insomma. La parte 16 sarà più intensa rispetto a questa e non voglio che sforo tipo con 40 minuti. Che così se no nessuno guarderebbe. Ecco. Perciò ho deciso così ormai e niente. Aspettate la parte 16 lunedì e poi l'epilogo martedì. Ciao ciao ragazzi e alla prossima.